Ciao ragazze, benvenute a un nuovo video. Solita intro, vabbè. E oggi, come alcuni di voi mi hanno richiesto, vi mostro cosa ho acquistato sabato da Maison du Monde. Questo negozietto che praticamente ormai ha rapito i cuori di tutte e che su Instagram, tra l'altro, sta spopolando, in quanto tutte quante ormai andiamo a acquistare a Maison du Monde. In effetti è un negozio molto carino che vende delle proprie chicche per la casa e ha dei prezzi anche abbastanza abbordabili. Allora, per chi fosse interessata ed è appunto pugliese, visto che molte mi hanno contattato anche in privato per chiedermi info, Maison du Monde si trova a Bari, a Santa Caterina, e un quartiere, diciamo una zona, ecco, di Bari, diciamo quasi vicino all'aeroporto, più o meno per intenderci, e lì ci sono altri grandissimi negozi, c'è una Media World gigante, Globo gigante, insomma tutto gigante, Euronics gigante, insomma è proprio una tipo zona industriale dove trovate tutti questi grandissimi negozi. Insomma, comunque se andate sul sito di Maison du Monde trovate le indicazioni, la via e tutto quanto. Ma iniziamo. Allora, cosa abbiamo acquistato? Allora, io e mia madre abbiamo svaligiato Maison du Monde. Non ci serviva niente, in realtà abbiamo comprato tutto. Allora, vi mostro cosa ho preso io e poi cosa ha comprato lei. Allora, innanzitutto io che cosa ho acquistato? Aiuto, mi sto incastrando, ok. Ho acquistato questi tre piattini. Allora, in realtà questo qui me l'avete già visto, ve l'ho già mostrato, ed è la versione più piccola che avevo preso circa un mesetto fa quando ero andata a Maison du Monde per la prima volta. E qui di solito, come vi ho fatto vedere, sistemavo le creme da tenere a portata di mano. Poi in realtà non l'ho utilizzato soltanto per tenere le creme, ma all'occorrenza lo lavavo ovviamente. E capitava appunto che, non so, nel pomeriggio quando avessi voglia di tè, ci mettevo quei biscottini e poi bevevo il tè caldo con i biscottini qui sopra. E oppure, non so, se devo mangiare qualcosina che devo portarmi in camera, l'appoggiavo qui, insomma. E poi sono tornata apposta per vedere di recuperare le altre due dimensioni. Questa è la media, e sui toni appunto del giallo, e l'ho pagata 4,99 euro, quindi 5 euro. E poi c'è la più grande, che è questa qui, che invece l'ho pagata 5,99, quindi 6 euro. E sì, io amo, a parte le righe o pois, anche queste fantasie geometriche, mi piacciono da morire. È proprio la collection Copenhagen, io amo proprio tutto ciò che è nordico, quindi sia i gusti culinari, insomma le pietanze, sia i viaggi che faccio, sono sempre verso il nord Europa perché mi piace proprio la cultura, l'architettura di quei paesi e quindi anche queste fantasie che hanno rubato il mio cuore. E perché le ho acquistate? Perché capita molto spesso che magari io e Ale, non so, ceniamo a casa e di solito amiamo, almeno io amo, mangiare formaggi con quel tagliere di formaggi e di salumi. E capita molto spesso che andiamo lì, facciamo la spesa, iniziamo a comprare formaggi di tutti i tipi, ad assaggiare quelle varie marmellatine. E quindi mi ero resa conto che effettivamente ci mancava dei vassoietti dove appoggiare i nostri salumi e formaggi. C'era la scusa per acquistarle. No, in realtà erano fighissime, non potevo lasciarle lì. Quindi, a parte gli scherzi, comunque penso che siano delle chicche perché con pochi euro riuscite ad apparecchiare la tavola e a rendere speciale, ecco, diciamo così, rendere veramente unica la vostra tavola, non so, durante una cena se avete ospiti, mi piacevano tanti, quindi sono andata subito scappando. La prima cosa che ho fatto è reperire questi piattini. Poi cosa ho comprato più? Ho comprato, allora, questa scatola ve l'avevo già mostrata e l'avevo già acquistata qualche mese fa e c'era ancora. Questa, se non mi sbaglio, l'ho pagata 8 euro. Sì, ho ancora il prezzo, 8 euro. E ovviamente ha anche questa, queste fantasie geometriche. E quindi sono andata a reperire
la scatola più grande, sempre sui toni geometrici, eccetera, eccetera. E anche qui, cioè questa qui invece è costata 10 euro, 9,99. Insieme mi piacciono tantissimo, come vi ho già detto, secondo me sono delle piccole chicche, non mi viene altro modo per definirle, che regalano, danno un tocco un po' unico e speciale alla stanza. E comunque ho notato che queste fantasie, questa nuova collezione su Instagram ha spopolato, cioè non c'è una youtuber, una blogger che non abbia una scatola o comunque non abbia acquistato qualcosina con queste fantasie da Maison du Monde. Io le amo, sono veramente dei generi che adoro particolarmente. Poi che cosa ho acquistato? Ho acquistato questa federa per il cuscino che adesso vi mostro. Eccola qui. Indovinate un po'? Anche questa sui toni, su questa fantasia sempre geometrica, mi piace perché si può utilizzare sia da questa parte che da questa parte qui. Quindi insomma può essere girata. E ovviamente da mettere insieme a questa qui, sempre di Maison du Monde, acquistata sempre qualche mese fa. Quindi secondo me insieme sono bellissime. E molte cose che avevo visto un mese fa non ci sono più. Per chi dovesse andare appunto a Bari, hanno aggiunto qualcosina. Ma molte cose, molte federe, anche delle scatole. Comunque mi sa che questa grande è stata o l'ultima o la penultima presente in store. Insomma, molte cose rispetto a un mese fa sono finite, però hanno aggiunto altre, sempre su queste fantasie nordiche. Comunque consultate il sito, perché magari chi come me si deve fare, insomma, deve affrontare un viaggio da 100 km, è bene che sappia prima cosa c'è in store, cosa è disponibile, e insomma trovate altre chicche. E una chicca che ho acquistato un mese fa ma che c'è ancora in store è sicuramente questa tazza, che ormai avete visto, stravisto ovunque, e questa qui col tappo in silicone, perfetta per bere le tisane. Quando l'ho acquistata non pensavo che la volesse anche mia mamma, perché appunto a casa abbiamo tantissime tazze o comunque bicchieri del genere per bere tisane, però questa qui col tappo in silicone effettivamente ci mancava, quindi io l'avevo presa per me. Poi effettivamente anche lei mi chiese: ah, voglio anch'io, perché è comodissima, e quanto io metto insomma l'acqua, la riscaldo, poi metto la bustina, l'infuso appunto di tisana o tè, poi lo chiudo e riesco a bere di qui dal tappo in silicone, quindi la tisana o comunque il tè rimangono sempre calde all'interno, e insomma nel frattempo non si raffredda perché ha questo tappo in silicone ermetico, e voi potete gustare e bere la vostra bevanda. Infatti lei, per non prenderla uguale, ha optato per questa qui. Aspettate, ok. Questa qui con la scritta Paris, Torre Eiffel, che c'è più? Louvre, forse, sì, Museo Louvre, insomma la metro, così sempre con il tappo in silicone. Carina, allora questa mi sa che costa 8 euro. Questa qui forse 9. Comunque, se girate da Maison du Monde trovate sicuramente altre fantasie, sempre appunto con questa tipologia di tazza, ecco. Detto in italiano, sì. Avete capito, ok. E sperando di non rompere niente. Ok, allora io che cos'altro ho acquistato? Non so se si vede. Magari vi farò una foto. Quella abat-jour lì. Ok, e quella lì, che non so se si vede, vabbè, vi farò una foto e ve la metterò qui mentre parlo. E quella lì l'ho pagata 22 euro, c'è anche la dimensione più piccola, e comunque, ripeto, Maison du Monde ha queste chicche per la casa. Hanno veramente dei pezzi unici, perché potete scegliere in base al vostro stile. Quindi trovate, non so, siete appassionate di shabby chic, e lì avete tutto il reparto shabby. Vi piace Parigi e trovate tutto il reparto Parigi. Londra, stile americano, stile etnico indonesiano, lì c'è veramente per tutti i gusti.
a differenza di Kia, che comunque quello è il catalogo e quelli sono gli articoli che trovate nell'arco appunto dell'anno negli store, Maison du Monde ha quella possibilità di farvi spaziare o comunque di farvi scegliere tra più stili, quindi sicuramente insomma da andare a vedere. Poi mia madre ha comprato altre due cosine, come questa tovaglietta con la scritta caffè, che noi abbiamo comprato per metterla sotto la macchinetta del caffè. Noi abbiamo la Mucona e quindi capita spesso che nel fare il caffè sporchiamo. Quindi questa qui la mettiamo sotto in modo tale che poi con la pezza puliamo e resti sempre il mobile pulito, ecco. Molto carina questa qui, 1,40 euro, l'abbiamo pagata e ci sono tante tovagliette di questo genere, insomma potete scegliere tra 3000 fantasie differenti, sempre in base al vostro stile e al vostro gusto. E poi ultima cosina che abbiamo acquistato è questa tovaglia, fantasia, a me il pois non piacciono, pois ovunque in questa casa. Vabbè, questa tovaglia stragrande, ora non ve la apro tutta, e sta qua, aspettate, ah forse c'è il cartoncino, sì, c'è il cartoncino, vabbè, non ve la apro tutta, comunque questa qui a pois, mi sto incartando, ed è di un tessuto lavabile, cioè e sembra di plastica, però fatta bene, cioè un tipo di plastica. Io mi sto incartando con la tovaglia, abbiate pazienza. Dicevo, ok, ce l'ho fatta. È un tipo di plastica buona e strarifinita. Non so se vedete qui con la luce, ok, c'è tutta la parte praticamente finale della tovaglia con questo bordino a quadrettini e la scritta in francese, quindi non mi ci metto a leggerlo, e insomma di plastica ma elegante, di qualità, sicuramente di qualità, stra perfetta per una cena, magari sia quando siamo noi quattro a casa, se si viene, non so, dobbiamo mangiare qualche pizza tra amici, così molto spesso io sono quella che sporca di più la tovaglia, non so perché, mi cade sempre di tutto, quindi con questa insomma si pulisce facilmente, e strabella, e poi anche abbastanza grande, ora non ve la apro tutta se no non ne esco più. E questi chiava, non mi ricordo se 35 o 45, insomma, però strabella, ci è piaciuta, poi molto comoda. Sì, i prezzi da Maison du Monde sono un po' più alti rispetto a Ikea. Certo, se poi voi andate in un negozio di arredamento, cioè sì, simile comunque per arredare casa, ecco, che ha queste chicche per la casa, magari le cose costano anche un po' di più. Quindi Maison du Monde è più come prezzi, ha dei prezzi più alti. Oggi non ce la posso fare. Ok, dicevo, Maison du Monde ha dei prezzi più alti rispetto a Ikea, però comunque più bassi, ecco, rispetto a un altro negozio che vende appunto queste chicche per la casa. Comunque, visto che ormai siamo tutte pazze di Maison du Monde, io vi consiglio di fare un salto. Comunque a me personalmente piace passare magari una giornata all'interno di questi store, girare, vedere, avere un po' un'idea di quello che sta andando, di più le tendenze per la casa, acquistare qualcosina che possa appunto dare il mio tocco personale alla stanza o alla casa in generale. E quindi, che dire, io spero di avervi fatto vedere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e un bacio, alla prossima, ciao!